Penso che il Museo della Memoria possa per l'appunto essere un luogo nel quale, dal quale ripartire. All'arte viene affidato il compito di celebrare il mio ritorno. Gli artisti sono vicini al dolore, lo conoscono, lo comprendono, come gli angeli. Anche loro sanno cosa vuol dire precipitare e riemergere pieni di ferite. L'arte, come la verità, non si trova in superficie, ma si deve cercare sul fondo. All'inizio Boltanski è indeciso, non sa come affrontarmi. Mi studia, mi osserva, mi scopre, si mette in ascolto. Poi sente voci, respiri e mi vede maestoso. Gli occhi sono come il cuore, dice. Non possono contenere una pena così grande, altrimenti si spezzano. Si on les jette sur le sol comme ça, je trouve que c'est un peu immoral. Et c'est trop, des objets trop sacrés pour être jetés comme ça. Il me semble, mais ça c'est une question aussi avec l'association, mais il me semble qu'il y a quelque chose qu'on doit protéger ces objets. Via gli oggetti da terra dunque, sono troppo sacri, vanno protetti. I bagagli, le scarpe, le bambole, sono reliquie, archeologia. Non si possono mostrare, esporre. Li copriremo di dignità e rispetto. Boltanski ritorna, ricomincia a studiarmi. Non parla di arte né di sculture, ma di un luogo di culto. Come uno sciamano che celebra il suo rito, stabilisce una distanza ieratica fra me e il mondo. Le sue sono visioni. Immagina un pubblico che cammina intorno all'aereo. Si mescola e si confonde con l'indeterminatezza della vicenda, con i suoi particolari sfocati e rotti, col suo sgomento, col suo mistero. Gli specchi sono scuri, quasi neri, come fossero ancora avvolti dal fumo dell'esplosione e dalla mancanza di luce che accompagna questo caso. Specchi neri come l'ingiustizia e la menzogna e la perduta pace di chi non si rassegna all'assurdo. Dietro ad ogni specchio una voce, anzi, un bisbiglio. Mi sento sicura quando la mamma mi tiene per mano. Flebile e leggero. Come un pensiero che non sa di essere l'ultimo. Quando torno a Bologna avrò i risultati delle analisi. Infine vede i cuori, 81 deboli luci che sembrano sempre sul punto di spegnersi, ma non muoiono mai del tutto. Un pulsare ritmico, cadenzato, sottile. 81 scintille che piovono dal cielo. Non sono caduto da solo. Ho trascinato con me 81 respiri, con i loro bagagli di sogni, speranze, passioni, con la loro disarmante innocenza. Inopportune presenze, finite nel cielo sbagliato. Il mio corpo smembrato è tutto quello che rimane di loro. Per questo sono tornato, perché la memoria mantenga vivo il ricordo.